Gesù definì il suo personaggio come il figlio di cui il padre si era compiaciuto. Bene, dobbiamo comprendere tutto questo nella dinamica uguale e contraria della duplicità di un flusso centripeto causato dalla gravitazione universale, che poi è visto con perfetta coerenza nell'aspetto opposto al magnetismo, che essendo opposto non è avverso centripeto ma centrifugo. Osservare l'espansione dell'universo mostra la verità relativa a una fuga dall'origine di ogni cosa, come se ogni soggetto si fosse liberato della forza del tutt'uno che lo avvince senza alcuna possibilità di libertà. Ma se è vera la determinazione centripeta di tutta la realtà in atto che rientra nel suo essere in potenza, noi possiamo facilmente capire che il nostro soggetto relativo è in grado di compiere solo quello che è già compiuto, ma è prima retrocesso nell'attimo precedente in cui non era ancora compiuto. Insomma, da una parte c'è l'assoluto attrarre di ogni cosa dalla unicità di Dio. E questa espressione è vista nel modo inverso di una realtà inversa che invece espande. Questa che noi vediamo come espansione potrebbe essere giudicata una apparenza falsa, ma non è vero. Essa conferma l'attrazione centripeta di tutto il magnetismo e di tutto il lato antimateriale della realtà. La mostra semplicemente nell'inverso, che essendo inverso si muove in senso inverso e anziché andare verso il centro mostra in atto l'apparente fuga delle galassie. Bene, questa compresenza di vero e falso impedisce però che noi si veda solo il falso. Per cui, nell'espansione delle galassie, ecco che noi vediamo anche la grande forza di buchi neri. Nello stesso modo, quando noi vediamo un apparente mondo senza Dio che si allontana dall'origine assoluta e lo immaginiamo assolutamente libero, dentro questo complesso appare la potenza unitaria di Dio stesso in un suo figlio, che ha una reale capacità di compiere miracoli che sovvertono la logica del mondo, così come un punto nero sovverte l'apparente fuga delle galassie. Le verità affermate dal personaggio di Gesù sono veramente la via, la verità e la vita di quanto può portare alla verità del Padre.